Del protocollo contro la dispersione scolastica e la devianza giovanile qui nell'ex scuola Kindemia alla Mazzarrona, quartiere di frontiera di Siracusa, un edificio più volte vandalizzato dove adesso c'è un presidio dei carabinieri, una scelta simbolica del luogo. Alla presenza di alcune scolaresche e genitori del quartiere è stato presentato il progetto Allearsi e Opportunità voluto dalla prefettura, una sinergia tra gli enti preposti che prevede anche la sospensione o la revoca della reddito di cittadinanza alle famiglie dove i figli non frequentano la scuola. È un protocollo che già è stato sperimentato in altre parti, in altre province come Catania, e sta producendo degli ottimi risultati, sia di recupero ma anche di segnali importanti. La revoca del reddito di cittadinanza è un monito che servirà parecchio. Un monitoraggio che parte dalla segnalazione delle scuole e coinvolge le forze dell'ordine, l'INPS, l'ufficio scolastico, la Procura della Repubblica di Siracusa e la Procura dei minorenni di Catania. Quando questo percorso educativo viene compromesso da condizioni familiari degradate, da comportamenti dei genitori inadeguati, la scuola ha l'obbligo di segnalare alle competenti autorità. In Sicilia, secondo i dati di Save the Children, la dispersione scolastica si attesta al 21%, una percentuale che più o meno rispecchia anche la provincia di Siracusa. Siamo in via Algeri, il Tribunale per i minorenni di Catania ha fatto numerosi interventi, i ragazzi coinvolti a pieno titolo nel narcotraffico locale e non andavano a scuola. E intanto nella palestra dell'ex scuola Kindemi i carabinieri hanno annunciato che organizzeranno una scuola di scherma per i ragazzi del quartiere.